Perché hai l'impressione che una cosa che vada bene sia idilliaca o perfetta per definizione, quasi come se fosse un dono divino e non la fatica della costruzione quotidiana? Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Curiosa questa posizione. Ci sono delle persone che osservano la situazione dall'esterno, vedono che le cose vanno moderatamente bene e allora hanno la presunzione che questa sia una situazione congelata, in qualche modo cristallizzata, ottenuta per un intervento esterno. Forse perché pensiamo che tutto ci sia dovuto, come dicevo in qualche caffè fa, che le cose che vanno bene così perché vanno bene, che non ci sia bisogno di una fatica, di uno sforzo per riuscire a farla andare bene, che non ci sia più bisogno di impegnarsi perché le cose ormai vengono, sono così, sono talmente così che le cose ti appunto in alcuni casi ti sono regalate perché non puoi averle fatte tu. Non credo che ci sia dentro invidia in una cosa come questa, non è tanto questo elemento quello che conta di più, quanto piuttosto appunto l'incapacità di riconoscere che le cose si possono cambiare mettendoci lo sforzo, la fatica e l'impegno. Da un certo punto di vista è anche un alibi. Se le cose sono perfette in sé e io non ho una situazione perfetta, beh, non è colpa mia. È la cattiveria del fato, la cattiveria della provvidenza, la cattiveria del mondo, della vita, la cattiveria dell'altra persona. Se invece le cose dipendono dallo sforzo, dalla fatica che ci metto per farle, beh, allora dipende anche da me. Allora forse posso far cambiare anch'io le cose, ma questo vuol dire che io mi devo impegnare. E se mi impegno, non posso più star qui a lamentarmi, a crogiolarmi nel mio lamento, a crogiolarmi nella mia disperazione, a crogiolarmi in questo vittimismo che alla fine mi rende così superiore agli altri e così tranquillo di me. Non metto in discussione me stesso. Questa sorta di invidia diventa alla fine un alibi per me, un modo ancora per non ringraziare, torniamo al tema comune dei caffè di questi giorni, e un modo invece per poter finalmente ottenere delle rivincite sugli altri, sparando a zero su tutto quello che non mi piace. Una patologia ben nota che probabilmente ci colpisce tutti, ci colpisce in qualcosa per il quale non vogliamo alla fine realmente impegnarci. Cosa ne dite? Buongiorno e buon caffè.